un'indicazione sì. per cercare di evitare la chiusura di una libreria al Corvetto, perché è l'unica libreria in quella zona. Non so se ce la facciamo, io credo che sia importante essere qui finalmente dopo tanti anni, come ricordava Antonio, a festeggiare il fatto che siamo riusciti a evitare di non chiudere un circolo, che come dimostra anche la presenza di oggi, è la sede dei Democratici, ma è un punto di riferimento, è sempre stato un punto di riferimento nel quartiere, che ha un valore che va al di là del Partito Democratico, va al di là della sua storia politica, va al di là del fatto che io e tanti altri ci siamo iscritti qua tanti anni fa, che per cui io credo che questo sia un fatto importante. Siamo riusciti a fare una cosa importante e siamo riusciti a farla tutti insieme, ma siamo riusciti a farla perché Antonio Figini ha voluto fortemente farlo, perché Antonio Figini massacrato da 25 anni, ci massacra per risolvere il problema, e alla fine siamo riusciti a risolverlo. Senza di lui, senza l'amore che ha dimostrato per questo posto e per questo partito, per il radicamento, non si sarebbe fatto. Adesso io dico una cosa: una delle ultime riunioni che abbiamo fatto, c'era Rossana. Una delle ultime riunioni che abbiamo fatto l'abbiamo fatta a casa di Antonio, appena ricominciato a avere il fiato sufficiente per parlare, perché la prima cosa, appena si è rimesso in piedi, cominciato a rimettersi in piedi, è stato occuparsi di questa sede, di non interrompere il percorso di acquisizione di questa sede. Credo che insieme a Lorenzo abbia svolto un ruolo fondamentale, e quindi ci tenevo a essere io a ringraziarli a nome Bravo. Di tutti, perché credo che... Così come sottolineo che forse, senza la possibilità di incontrare, parlare con le persone giuste e disponibili, meno attenti al burocratese e più anche alle convenienze economiche, oltre che non ce l'avremmo fatta, e queste entrature le abbiamo avute grazie a Ugo, che come sapete è il presidente nazionale della fondazione, dell'associazione Berlinguer. Facciamo parlare anche lui. Eh sì.